l'abominevole uomo delle nevi. Era una notte gelida e nevata sull'isola di Sodor e tutte le locomotive erano nei loro ripari, ma James non era ancora tornato al deposito di Tidmouth. Spencer, che ci fai tu qui? Il ponte di Vicarstown è bloccato, quindi sono costretto a passare la notte in questo posto. Ma dov'è James? E come faccio a saperlo? Io sono una locomotiva privata, dovrei essere con il duca e la duchessa. E non qui, bloccato da una bufera di neve. Oh, oh cielo! Tutte le locomotive private si spaventano per un po' di neve, Spencer. Oh, io? Spaventato? Pensate che una volta ho addirittura salvato il duca dalla bestia della neve più spaventosa del mondo. Vale a dire l'abominevole uomo delle nevi. Spero di non incontrare mai nella mia vita l'abominevole uomo delle nevi. Il giorno seguente, la neve era ancora più fitta. Harry e Spencer erano stati mandati allo scalo di smistamento. Oh, finalmente! Posso tornare sulla terraferma ora, signore? No, temo di no, Spencer. Il ponte è ancora bloccato. Ma il duca ha detto che puoi aiutare Henry. Oh, ma... io... Devo scappare. Porto la mamma fuori a pranzo. Ma io sono una locomotiva del duca! E devi restare qui ad aiutarmi? Perché hai bisogno del mio aiuto? Non dirmi che hai paura di incontrare... l'abominevole uomo delle nevi! Ah, l'abominevole uomo delle nevi! Dove? Oh, Harry! Ma io non l'ho certo visto! Ancora! La neve stava causando problemi anche sulle strade e Sir Topham era in ritardo. Oh... la mamma sarà molto contrariata, lo so per certo. Così decise di prendere una scorciatoia. Ma poi ci fu un problema. Oh, che scocciatura! Cosa faccio adesso? Emily! L'ultima volta che ho visto una nevicata del genere è stato quando ho salvato il duca da l'abominevole uomo delle nevi. Che cos'è quello? Sembra proprio l'abominevole uomo delle nevi, Henry. E sta venendo da questa parte. Ciao, Harry. Sei tu, Emily. Pensavo che fossi l'abominevole uomo delle nevi. Non essere sciocco, Harry. Non c'è nessun abominevole uomo delle nevi qui. Forse no, ma non sai mai che pericoli ti aspettano dietro l'angolo. Nel frattempo, a Sir Topham non stava andando molto bene. Harry e Spencer! Harry! Spencer! Hai sentito anche tu? L'abominevole uomo delle nevi è qui! Eccolo! Lo vedi? Sta arrivando! Ciao, Harry! Spencer? Oh, Thomas! Sono così contento di vederti! Beh, anch'io sono contento di vederti. Avete incontrato Sir Topham, per caso? Non si è presentato per il pranzo. E se c'è una cosa che proprio non sopporto, sono i ritardi. Magari è arrivato l'abominevole uomo delle nevi e se l'è portato via. L'abominevole uomo delle nevi! L'abominevole uomo delle nevi! Ma che sciocchezze vai dicendo? Andiamo, Thomas! Sì, signora.
Thomas! Harry e Spencer avevano quasi raggiunto Vicarstown quando sentirono uno strano rumore. Oh, Spencer, aiuto! Io ho paura! Te l'ho già detto. Sta tranquillo, c'è una locomotiva del Duca a proteggerti. Oh, grazie, Rocky. Restare bloccato in un cumulo di neve tutta la notte non fa affatto bene alla mia vernice. È meglio andare subito all'officina per essere sicuri che tu stia bene. Harry e Spencer avevano consegnato i loro vagoni. Spencer sapeva perfettamente di dover aiutare Harry, ma ne aveva avuto abbastanza. Oggi basta vagoni per me. Torno al deposito a riscaldarmi un po'. Fa attenzione, Spencer! Non vorrai rimanere da solo con questo tempaccio e senza neanche uno spazzaneve! Non ti preoccupare, Henry. Io non ho paura del... Spencer, cosa c'è? Che c'è che non va? Non ci posso credere! Esiste davvero! L'abominevole uomo delle nevi! Oh no! Mi è saltata la valvola! Sono bloccato, Harry! Ti prego! Non posso scappare in queste condizioni! Harry voleva scappare dall'abominevole uomo delle nevi, ma sapeva di non poter lasciare Spencer da solo. Harry pensò che gli sarebbe esplosa la caldaia dalla paura. Ma doveva proteggere il suo amico. Lasciaci in pace, abominevole! Signore, ma lei non è l'abominevole uomo delle nevi? Oh, ma certo che non lo sono! No! Sei l'abominevole Sir Topham e delle nevi. Dove ti hai ricacciato? Ti sei perso il pranzo! Scusa, mamma. Io ho avuto qualche problemino con la neve. Oh, Harry, sei davvero una locomotiva molto coraggiosa. Stavi proteggendo Spencer dall'abominevole uomo delle nevi? Spencer! Harry, sei proprio tu! Se n'è andato? E poi l'abominevole uomo delle nevi ha fatto... Io non ero spaventato, naturalmente, perché sono una locomotiva del Duca, dopo tutto. Tutte le altre locomotive sapevano che in realtà era stato Harry e non Spencer a comportarsi da locomotiva coraggiosa e davvero utile. Buonanotte, Spencer, e attento all'abominevole fa... Thank you.